Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati alla rubrica Gita Galattica a Shadespire. Mi raccomando, controllate gli zainetti prima di partire e la scorta di cerotti e attenti alle dita. E seguite il vostro Vanguard Hunter di fiducia. Perché il Varangard mi sa che quello è una cosa. Vabbè, se seguite un Varangard siete messi male. Potrebbe essere un problema, oggettivamente. Siamo qui perché qualcuno ha insistito per una rivincita, non gli è bastata la lezione dell'ultima volta. E quindi ti rimanderò da Korn pezzo dopo pezzo. Ci puoi provare. Ma non era Sigmar? Io li rimando da Korn e poi li rimando da Sigmar. Ah, ok. Anche accartocciati poi dopo. Eccoci qui, amici, per la rivincita del paesiello. Chissà come andrà. Ti faccio vedere io. Prego. Tiriamo questi dadi. Scegli la tua plancia innanzitutto. Allora, io prendo questa plancia qui. Ok, prima dovete spareggiare per vedere. Spareggiamo. Io mi sono comunque trovato bene con questa e quindi continuerai con quella. Bene, il nostro paesiello mi fa ben due martellozzi gozzi gozzi. Vediamo cosa combinerò io. Tre martellozzi gozzi gozzi. Abbiamo tre martellozzi, due martellozzi, ma abbiamo che non servono assolutamente a niente. Ma il nostro paesiello ha fatto un mezzo supporto, il che significa che il nostro paesiello vince lo spareggio e quindi sarà fra scegliere la plancia e al paesiello, diciamo, sistemarle. Ok. Bene, il nostro paesiello ha sistemato le plance, possiamo iniziare a disporre gli obiettivi, non serve fare uno spareggio per questo. Il nostro fra sarà il primo a disporre un obiettivo e poi vi alternerete, fin tanto che i 5 obiettivi non saranno sistemati. Penso di sì, Korn è un tipo onorevole. E poi scopriamo gli obiettivi, vediamo tutti cosa sono. E partiamo con lo spareggio per vedere chi inizia a schierare. Il nostro paesiello fa ben due critici e due mezzi di supporto. Vai, Fra. Comincio io? Sì. Dopo questa fase. Mettendo Obrin, termino per primo il mio schieramento e quindi guadagno un critico in automatico per il prossimo tiro di spareggio. Facciamo uno spareggio per vedere chi sceglierà chi inizia. Il nostro fra spara i dadi al vento facendo un solo critico, ma il nostro paesiello questa volta ne fa due stavolta. Fa due critici e quindi vince lo spareggio. Quindi starà a lui decidere chi inizia la prima attivazione in questo primo round. Inizio io. Io attivo lui. Il buon Targor. Attenzione, il nostro paesiello cerca ancora di barare palesemente come sempre. 1, 2, 3. Ok. E mi posiziono. Ok, segnali un movimento. Movimento. Perfetto. Giochi qualche carta? No. Ok. Passo alla mia prima fase di attivazione e muovo Obrin sull'obiettivo 1 e per il momento non gioco carte. Ok, io attivo. Io muovo. 1, 2, 3. Mettiamo un segnale di movimento al buon Arnulf. Sempre che tenta di barare. Sempre che tenta di barare, incredibile. Chiaramente. Chiaramente. Mia seconda attivazione. Pesco una carta. E passo senza giocare nulla. Io utilizzo carica con lui. 1, 2, 3, 4. Sì. Ok. Con quella, con la Angarad fai due attacchi, giusto? Un bright shield. Fai due danni. Lascia incatenata. 4. Severin. Due spade. Due successi. Niente. Nulla. Ok, quindi un danno.
Basta. Mia fase di attivazione. Sì. Aspetta, io però devo fare la però, muovo. Sì. Anzi. Carico con Brunchill. E attacco lui. Un critico. Niente. Due danni. Non sufficiente. Su un coso su. Targor. Targor. Che schioppa. Targor schioppa. Splash. Io guadagno un punto. In questo caso Gloria. Prendi pure anche il segno di questo punto. Ok. Controllo se ho carte da giocare. Non gioco carte al momento. E passo. E hai ancora un'attivazione. Sì. Come te. Ma ti siamo la tua ultima, quindi quarta attivazione per questo turno. E ti fa, sì. Carico con lui. E provo ad attaccarti. Molto bene. Attenzione all'attacco di Sek. Due dadi. Martello. Ok, quindi un successo. Niente. Niente, quindi vi... hai colpito. Preferite per su Andrat. Volendo puoi spingerla. Non cambia nulla, ti la spingo. Cambierebbe nulla. Beh, qualcosa cambia però. La carte io niente. Ok. Che al momento no, non mi gioco. Ok, quindi la tua ultima attivazione. Ok. Azione di carica col buon Severin. Segno di carica. E tiriamo l'attacco di Severin. Nulla di fatto, okay. Ma a questo punto gioco una reazione. Mm-hmm. Attacco quello che fallisce. Ripeto. Direttamente. Ok. E lo sono. Ma un successo. Ok. Vediamo se Sek riesce a schivare il colpo. Assolutamente no. C'è un solo critico qua sul dado. Un critico lo il critico è un guadagno uno stereo. Un secondo. Che fatica a spiegarti le cose. Devo capire questa cosa. Ma se no devi. Non mi destabilizzare il paesino, eh. Gioco confusione. Sì. E scambio di posto questi due modelli. Spendo punto gloria per dare Benedetto da Sigmar a Brightshield e quindi gli do una ferita in più, quindi va a 5 ferite. Io ci mancagli una sola, adesso ne mancano due. E passo, quindi concludo il mio turno. Okay. Fai qualche obiettivo? Sì. Ok. Io conservo l'obiettivo 2, l'obiettivo 3, scusa. Prendo un punto gloria e basta. Io conservo invece l'obiettivo 1. Immaginavo. Con Obrin. Tolgo. Adesso possiamo però giocare le migliorie, giusto? Sì, prima di ripescare le carte per riportarvi a 5 potere e 3 obiettivi, potete giocare le carte migliorie. Allora io spendo 1 per dare a Garrek Gordir grande forza. E ne spendo 1 per dare ad Obrin scarica di fulmini. Brava. Praticamente ogni volta che fa un attacco, se fa anche un critico, colpisce tutti quelli decenti. Ok. Molto bene. Ok. E pesco a questo punto, visto che ne ho soltanto 2, 3 carte. Azione. Dobbiamo solo tirare per spareggiare. Spareggiamo. Per vedere chi inizia. E spareggiamo. Allora, il nostro Fra Zero fa doppio supporto. Due supporti, non doppio. E il nostro Fra però fa un critico, quindi sarà Fra a scegliere chi inizierà per primo. Spero che non ti offendo, ma comincerò io. Cosa stai facendo? L'attacco di Brightshield sul sì, tuo? Sul mio Arnold, poverino. Ok. E vediamo quante mazzate riusciamo a dargli. Un bel critico. One crit. One critico. Lo posso salvare solo con un altro critico? Sì. Ma non ce la fai. No. E quindi questo mi vale un altro punto gloria.
eccolo qui che lo aggiungiamo al computo. E si esaltano a questo punto. A questo punto gioco la mia pozione guaritrice. Sì, come carta, sì, assolutamente. Tiro il dado. Tiro il dado. Vediamo cosa succede stavolta. Ne guadagna due. E ne guadagna due. Muoverei. Caricherei lui così. Attivo. Farlo. E faccio. 1, 2, 3, 4, 5. E ti attacco. Pozione carica. Funziona a togliere. Critico. Un critico. Sì, e anche signori. Questo vale perché c'è il supporto, giusto? No, perché non è decente quello che stai attaccando. Usti, signori, usti. Vediamo cosa succede. No, non para critico, però si esalta. Si esalta, però prende 4 ferite. 4 ferite e muore da esaltato, però. Uso insensato. Il primo guerriero che subisce un numero di danni nell'attivazione successiva subisce solo un attacco. Oh, è un danno. Un danno, si scusa. Okay. Ok. Mia fase di attivazione. Pesco una carta. Passo. Seconda mia attivazione. Allora li muovi di tre. Il dubbio sul volto del paesiello. La paura sul volto del paesiello. Boni. Boni. Pesco una carta. Ok. Profanare. Attenzione. Rimuovo dal campo di battaglia un obiettivo e controllo. Ma non. Ah, ok. Controllo. Non mi serve più. Certo. Non potrebbe servire a lui. Però ti serviva questo obiettivo? Assolutamente no. Carico. Comunque abbiamo due mezzi supporti che non valgono niente, ma quel martello funziona come è successo. Quindi vediamo cosa fa il nostro Ale, che fa uno scudo. Niente di fatto. Non serve a nulla. Due ferite. Peccato, perché Garrek qui prende due batoste in faccia da Bracci. Si fa pestare da una donna. Eh sì. Però vuoi dire qualcosa riguardo a questa cosa? Non lo so, lasciare il commento a paesello. No. Io gioco Viscido di Sangue. Ok. E gli do un più uno in difesa. Perfetto. Ok, nella mia attivazione a questo punto attivo lui. Ok. Oh, questa è un'ottima mossa. Mi sparo tre colpi. Guarda che dadi oltretutto. Vediamo un po' cosa succederà. Tre dadi, addirittura. Tre dadi. Un crit e un successo. Niente. In ogni caso, tirando un solo dado non ti saresti potuto salvare. Perché questa di cosa, questa la spieghiamo. Beh, certo, quello sì, avrebbe avuto senso. Spieghiamo questa cosa agli amici a casa, perché cosa succede? Due ferite. Avendo potuto tirare un solo dado, anche nel caso avesse fatto critico, avrebbe salvato soltanto il critico. Ma avendo fatto un critico e un successo, tirando un solo dado non si può salvare. Quindi, quanti danni? Un danno? Due. Due danni a Brecil, che torna ad averne sul gruppone ben tre. Sì. Ok. Bene. Ultima tirazione del buon. Ultima tirazione del buon fra. 1, 2, 3. E carico lui. Non si poteva fare. Due martellozzi. E vediamo che ci succede. Ah, scusate. Io però ce l'ho sull'esaltato, invece non è ancora esaltato. Ok. Doppio martellone. Un doppio successo, quindi solo il critico mi può salvare. C'è salvezza o morte? Ed è morte. Ed è morte. Maledizione. Un altro punto per Fra. Un altro punto gloria che lo porta a ben 5 punti gloria. Direi di no, tanto che non mi puoi attaccare, quindi per il momento mi va così. Provo a cambiare e scattare un obiettivo. L'ultima attivazione, tanto sono gli obiettivi. Scarto. Obiettivo 2. Rimuoviamo i segnalini. Ok. Obiettivo 2. Okay. Prendo un altro punto gloria. Con Braccin. Io faccio a corno, non importa. In una fase finale. Oh, cosa non importa? 5 tan, tan, tan. 5 più guerrieri sono fuori dai giochi. Ok. Sono perfetto. 5 punti gloria. Ok. E.
il punteggio è 6 a 4, quindi diciamo un punteggio molto più equilibrato rispetto alla prima partita che avete fatto. Per quanto anche stavolta non mi hanno riso come al solito, io gli do. Va bene, proviamo a... Vabbè, io gliela pago, tanto ce l'ho. Gli do più uno movimento a gara. E lui ce l'ha. E lui ce l'ha. E a questo punto spendo anche un mio bel punto per dare al mio bel obri anche offensiva totale. Speriamo. Si decide tutto adesso. Via, partiamo con gli spareggi. Il nostro buon paesello fa un critico e un mezzo supporto. Il nostro fra fa un critico. Doppio critico. E un altro critico. E quindi, attenzione, il nostro fra decide, come al solito, chi inizia il turno. Questo è, ricordiamo che è il... l'ultimo turno. È il terzo round. Ok. Perso. Che ne sai, bisogna vedere adesso come girare i dadi. Devo girare pessimista, estremamente bene. Beh, Angrad non è messa molto bene, rimangono due ferite, quindi insomma se la secchi, anche perché Angrad è esaltata, no? È ancora no. Quindi si dipende con un solo dado, può esaltarsi, ma se tu le fai due danni la uccidi. E la muovi prima lui. Vediamo che succede. Ti picchio con lei, giusto per ammorbidirti un po'. Tu hai quattro ferite? Ne faccio due. Due? Attenzione. Potrebbe essere il tiro della vittoria. Yeah. Vediamo se riesco a martellarti all'interno del terreno. Sì, due. No, tre danni. Amico mio carissimo. Guardate come guardate paese, come suda, sta sudando. Hai paura di uno per volta. Attenzione. Un martello. Attenzione, c'è un successo. Avrei sperato di meglio, ma... Io tiro due dadi. E swisho. Critico! No! E col critico il nostro paesiello riesce a sopravvivere. Ora l'ira di Korn potrebbe calare sugli Stormcast. Scansarsi! E la sposto un po' più lontano di un esagono. Che vergogna. Che non si sa mai. No, prendo la posizione. Quindi okay. la buona Bright si sposta. Esatto. Poi... io posso... puoi giocare una carta prima che giochi la seconda. Pozione guaritrice. Gioca una pozione guaritrice. Non ti dice bene. Però bene. Comunque ti cura una ferita. Spendo un punto costanza per dare ad Obri in grande forza. Più uno danni. Vabbè, ci facciamo. Io faccio richiamo di Korn. Tiro dato attacco aggiuntivo la mia prima azione. Sì. Richiamo di Korn. Io gioco guardia eroica. E metto lei in posizione di guardia. Io carico. Carica lui. 1, 2, 3, 4. Perché? Mi chiedono alla regia mi chiedono dalla regia, buon fra, se possiamo dare un consiglio tattico al paesiello oppure dobbiamo tacere per sempre. Ha caricato questo. Che ha questo. Sì, tranquillo. Ha fatto ferite. Sì. Certo. Sì. Ricordiamo il punteggio è 4 a 6. Ci dobbiamo uccidere. Certo, siamo d'accordo. Appunto per quello. Non si capisce perché tu non abbia caricato quell'altra. Perché dopo rimanevo fermo. E adesso invece no. Adesso rimani fermo. No, se uccido questo, sono tranquillo. Di cosa? Dopo. Mi dicono dalla regia che ritiriamo questa offerta di suggerimento. Dopo te lo spiego. Fatemi provare. Vai. Noi crediamo in te. Allora. No, tu salvi con uno, giusto? E abbiamo un critico, attenzione! Sì, signore. No, quanti tiri di dado tiri? Ne ho uno soltanto, quindi sicuramente... comunque prendi danni. Però vediamo se riesco finalmente ad esaltarlo. E ce la fa. Allora, si esalta. Ma tanto prende 4 ferite. E muore. Si esalta, però muore da esaltato. Attenzione, il paesiello ci smentisce. Paesiello, tutti. Però ci smentisce così, porca miseria. Quindi prendi un punto gloria. E rimandato uno Stormcast a Sigmar. Quindi okay. 5 a 6, attenzione, il punteggio è molto serrato. Però. Lei quando muove? Ne muovi di 3. Sì. 3. Forse. Però non mi uccide. Chi lo so. Vediamo. Ok. Io. Aspetta, facciamo. Dimmi tu.
a questo punto. Scusate, reazione. Anch'io una reazione. Aspetta. Bene, ragazzi, abbiamo avuto una doppia reazione. E quindi siamo stati reazionati anche noi. Non sapevamo come funzionasse, abbiamo controllato. E abbiamo scoperto. Perlomeno abbiamo verificato per non darvi erronee notizie e guide galattiche sbagliate. Purtroppo può reagire. Purtroppo, lui. O per fortuna, dipende dal. Se state tifando me, purtroppo. Chi vuoi che ti tifi? Tutti. Beh, per me. Cioè. Diciamo, per farla breve, chi è colui che ha la prossima attivazione ha la precedenza nel giocare la reazione. Quindi in questo caso è il nostro Fra, che gioca la sua carta Intrepido. E rimane un unico modello, e tu me ne uccidi quello, il penultimo, diciamo, sì. Posso togliere tutte le ferite dal modello rimasto. Va bene. Tra l'altro voi non lo vedete, ma ci ha raggiunto anche il nostro Colombino nel frattempo. Colombino, vuoi dire qualcosa riguardo questa partita? Boh, non so cosa sta succedendo, però... Secondo te chi vincerà? Per me vince Fra. Ho come questa sensazione, non so perché. È questa sensazione? Sì. Flussi. Anzi, io una carta provo a giocare. Vediamo che no, carta. No, non gioco. Non gioco. Ok. Di chi ti fidi? Attivo. Ok, attivazione per il nostro Fra. Dell'ultimo round. Scarto una carta obiettivo e ne pesco una nuova. Attenzione. Bene. Mia attivazione. Ok. Vai al giro. Quindi il nostro Gorebeard ha caricato, quindi praticamente si starà fermo lì fino alla morte o fino alla vita, dipende dalle... Pesco una carta. Ok. Pesco una carta. Sì. E pesco un'altra. Sì. Non gioco carte. Ok. Fra, tu giochi carte? No. Attenzione. Scarto un obiettivo. E pesco un altro. E ne pesco un altro. Attivazione, faccio la stessa cosa io, scarto un obiettivo e la sì. Ok, quindi guadagno, grazie a questa carta, guadagno subito un punto gloria. Beh, perché? E peschi un'altra carta. E pesco un'altra carta. Per quale motivo guadagno punto un punto gloria? Gloria. Leggicela, Colombino, ad alta voce. Allora, consegui immediatamente questo obiettivo se in una in questa fase la tua banda da guerra ha messo fuori dai giochi due o più guerrieri. In questa fase? In questa fase chi è ucciso? In questa fase è nessuno. A questa, tu la fase precedente? Nella round 3 che hai ucciso? Nessuno. Nessuno? Allora niente, scusami. Via il punto gloria. Via il punto gloria. Poi sono io quello che... Poi sono io quello. Attenzione! Poi sono io. Paesiello. Paesiello. Giocando con certa gente. Poi si deve adeguare. Questi sono i paladini dell'ordine, della disciplina, dell'onestà e tutto qua. Chi l'ha detto? Colombino, qualcosa da dire su qua? Devi fare l'ultima attivazione. Hai già fatto? Sì. Ultima attivazione. Nuovo Bright qua sopra. Attenzione. Qui ci sarà un obiettivo probabilmente, eh? No, però già preso. Io provo a cambiare l'ultimo obiettivo, a prendere l'ultimo obiettivo che ho. Va bene. Ok, quindi questo qua era la tua ultima attivazione, Ale. Di conseguenza, chi è che di voi due ha iniziato Fra, ha iniziato prima? Vediamo un po' quanti obiettivi ha fatto il nostro Fra. Ben due. Attenzione, due obiettivi. Quindi il totale di Fra arriva a 8 obiettivi. Possiamo vedere qua. Che peccato se... Oh, mannaggia. Perché faccio conquista. Se tutti i tuoi guerrieri sopravvissuti sono nel territorio dell'avversario. Ok, quindi questo assolutamente sì. Quindi sono due obiettivi. E purtroppo non faccio l'ultimo che avevo. C'è solo massacro. Probabilmente Fra sapeva. Se nessun obiettivo, se nessun nemico guerriero controlla un obiettivo. Fra si è considerato solo obiettivo. Quindi non lo fa. Mi ha negato. Quindi è una beffa incredibile finale di Fra che si mette casualmente sopra un obiettivo. Per un punto. Chi lo sa, per un punto, ma comunque. Secondo me mi ha spiato le carte. Secondo me ha spiato le carte. Secondo me. Ha spiato le carte, dici. Sì, ci presenti. Colombino, secondo te. Il nostro notaio è Colombino in questo caso. Notaio Colombino. Ha spiato le carte? No, non ha spiato le carte. Quindi. Quindi assolutamente siamo sicuri che Fra non abbia spiato carte. 6, 7. E abbiamo quindi una. 8. Ancora una volta. Però adesso si sta. Occhio che non mi sono ancora girati e non mi sia saltato. Sono morti. Sì. Stai tranquillo. Fai conto che ho giocato due partite. Tu sei campione mondiale indiscusso. E le ho vinte due volte. Non giochiamo. Ma comunque adesso dobbiamo fare la terza, vorrei dire una cosa. Mangio cioccolato o dobbiamo giocare finché non ne vince una. Giocheremo perché così Corna ha decretato. Comunque possiamo dire una cosa, innanzitutto chiudiamo anche questa partita.
con una, magari un consiglio tecnico da parte del vincitore allo sconfitto, visto che comunque evitiamo di barare per cortesia, no, guardarmi le carte, guarda le carte, è più alto, ma chi te le guarda, ma le carte? Oltre a questo, oltre a questo consiglio tecnico del guardare le carte, vorrei dire, ma chi è il prossimo sfidante? Colombino? No, che non ha i modelli. Sarebbe Colombino, ma non ha portato i modelli per giocare. Si è dimenticato i modelli. Quindi faremo la terza partita io e Fra. Grazie Colombino. Fra sta morendo dalla voglia. Perché adesso mi hai presa la scimmia e quindi adesso voglio giocare. Grazie Colombino, grazie. Perché ho capito come funziona. Godi tutta la partita con noi. Sì, ma anche se non mi fai vibrare come, una, come un turbinio, la gente non vomita perché quando adesso, guarda questo video. Bravo Colombino! La prossima volta la prendo nello stesso colore del green screen, uguale. Sì, sarebbe fantastico, così scompari. La testa. Ah, tipo il fantasma. Ti prendiamo la tutina, ti prendiamo la prossima volta. Va bene, quindi chiudiamo anche questo video. Salutiamo i nostri cicciamici. Ciao ragazzi! Ciao! Comunque, bella partita. Grazie, ti tengo d'occhio. Non so nemmeno come cadere. Se, 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 se. Signori, sarà dura, ma infliggeremo la terza sconfitta al nostro paese. Ah, sarà dura, sarà sempre più dura, ti preoccupare. Che imparo questo gioco. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima puntata. Ciao. Occhio ai vetri. Com'era? Tutto va. Deve andare. Perché secondo te è la telecamera che ti emoziona? No, non è la telecamera che mi emoziona. È... No. Lo invade la sua prestazione, capito? Tu vuoi dipingere o no? È nervoso, eh.